Breve edizione del telegiornale nell'intervallo del film. Il governo Renzi blocca il decreto sul fisco in seguito alle polemiche su una norma che avrebbe potuto favorire l'agibilità politica di Silvio Berlusconi. Tutto rimandato dunque con la riforma che torna in Consiglio dei Ministri. Movimento 5 Stelle e Lega attaccano parlando di regalo di Natale, mentre per Forza Italia questo è il tentativo di qualcuno di far saltare il patto del Nazareno. Dopo lo stop imposto da Renzi ora è tutto bloccato, ma il caso articolo 19 bis del decreto legislativo sui reati tributari approvato il 24 dicembre che introducendo il tetto del 3% dell'ammontare evaso sul reddito imponibile dichiarato avrebbe avuto tra i suoi effetti quello di restituire l'agibilità politica a Berlusconi era già scoppiato. Un caso con reazioni di diversa provenienza, stesso PD compreso, vedi Pippo Civati, se di quel testo nessuno ne sapeva nulla dice l'unica è che il decreto si sia scritto da solo all'insaputa di tutti e che possa riguardare Berlusconi è solo un caso, naturalmente. Più dirette le accuse del Movimento 5 Stelle firmate Di Maio e Di Battista. Delle due l'una, scrive il primo, o Renzi non sa cosa approva il suo governo e quindi non capisco a cosa lui serva, oppure Renzi ha provato a fare un regalino di Natale a Berlusconi, mentre per il secondo è la prova che il patto del Nazareno nasconde il salvacondotto per il Calva. A definirla l'ennesima renzata ci ha pensato Salvini, un giorno promette una cosa e il giorno dopo la smonta. Marcia indietro repentina del governo salutata con favore da Selle e con un certo stupore da Zanetti, sottosegretario all'economia. Bastava precisare che la norma si applicava solo ai reati diversi dalle frodi. L'unico a giudicare le polemiche fuori luogo e sorprendenti è Giorgio Tonini della segreteria PD. La norma, dice, è stata stoppata e inviata nuovamente alle Camere. Crolla un viadotto sulla Palermo-Agrigento. Il tratto, costato 13 milioni, era stato inaugurato due giorni prima di Natale. I responsabili pagheranno tutto, ha detto il premier Matteo Renzi, mentre il ministro dei trasporti Lupi definisce la vicenda inaccettabile. Consegnato con 3 mesi d'anticipo e chiuso ad una settimana dall'inaugurazione. È la vicenda paradossale del viadotto Scorciavacche sulla statale 121 Palermo-Agrigento. La causa è questa enorme crepa che taglia in due il manto stradale. La procura di Termini Imerese indaga per crollo colposo. Furente il tweet del presidente del Consiglio Renzi, chiuso dal chiarissimo hashtag finita la festa. Un fatto inaudito, giudica il crollo il ministro dei trasporti Lupi. Ho chiesto all'ANAS una relazione dettagliata. Ogni negligenza è ingiustificabile. Con la chiusura preventiva del viadotto il 30 dicembre si è evitato ogni rischio per gli utenti, si legge in una nota dell'ANAS, in cui sono annunciate azioni legali contro la ditta costruttrice. Erano stati proprio i tecnici ANAS ad accertare il crollo della strada, anche se, specifica il comunicato, il cedimento non riguarda l'opera, ma il tratto stradale precedente. Dal canto suo, il consorzio costruttore Bolognetta SCPA precisa: non c'è alcun crollo, ma un cedimento stradale vicino all'opera. Si tratta di uno scivolamento del terreno di fondazione del corpo stradale. La Procura di Roma indaga sull'attentato incendiario avvenuto la notte scorsa nell'ufficio politico di Mirko Coratti, l'ex presidente dell'Assemblea Capitolina, indagato per corruzione aggravata nell'inchiesta Mafia Capitale ed autosospesosi dal PD. Ignoti hanno dato fuoco al locale alla periferia di Roma, usato anche come comitato elettorale. Il commissario del PD romano, Matteo Orfini, ha condannato l'attentato che si inserisce, ha detto, in un clima inquietante a Roma. Non abbiamo mai cambiato idea sulla presenza della Grecia nell'euro. Alla fine, dunque, da parte del governo tedesco è arrivata la smentita alle indiscrezioni riportate dal settimanale Spiegel, secondo il quale Angela Merkel e il suo superministro dell'economia sono convinti che la moneta unica sia assolutamente in grado di sopravvivere all'eventuale uscita di Atene. Già a caldo un portavoce aveva spiegato che Atene dovrà in ogni caso rispettare gli impegni presi. Il Papa Francesco ridisegna la geografia del conclave e annuncia la nomina di 20 nuovi cardinali, di cui 15 sotto gli 80 anni e dunque elettori. 20 porporati provenienti da 14 paesi diversi, nomine che avverranno nel prossimo concistorio del 14 febbraio e che confermano l'avanzata della Chiesa in Oceania, Africa ed Asia. 3 i neocardinali italiani, 2 elettori ed 1 con più di 80 anni. Resta
resta altissima la tensione tra la polizia di New York e il sindaco della Grande Mela, Bill de Blasio. Oggi erano infatti previsti i funerali di uno dei due poliziotti uccisi a Brooklyn da un folle afroamericano lo scorso 20 dicembre. Come già in altre occasioni, molti dei poliziotti presenti, quando de Blasio ha preso la parola, gli hanno voltato le spalle. Con queste immagini chiudiamo questa veloce edizione del telegiornale. Mezzanotte e 7 minuti, vi lascio al secondo tempo del film.